L'incontro di questa sera era originariamente dedicato al tema After the Bubble, cioè quali sono le, diciamo, modalità di intervento dell'architettura dopo la grande crisi che ha interessato l'Europa e l'America negli ultimi anni. Si è trasformato abbastanza perché, partendo da una questione che è stata quella del riuso ovviamente e del recupero, diciamo del recycling anche degli edifici, degli spazi e anche a scala territoriale più ampia dei paesaggi abbandonati e quindi da riutilizzare, si è poi arrivati a considerare quelle che sono state invece le dinamiche, le prese di posizione un po' anche delle amministrazioni, dei comuni e quindi della politica. Diciamo che le tesi iniziali espresse, per esempio da Guido Incerti, il quale ha appena pubblicato un testo relativo al riciclo dei paesaggi abbandonati, era quella di fare comprendere come, arrivando su una scala territoriale molto ampia, sia possibile comunque trovare un sistema estetico molto interessante, che però interessa una tempistica lunga che di solito non è mai inferiore a quella dei 50 anni. Sara Marini ha affrontato un tema, potremmo dire, quasi speculare, parlandoci della Cannizzo, quindi di progetti estremamente raffinati su piccolissima scala, in cui molte volte, semplicemente ripensando e riattivando gli spazi già esistenti, modificandone l'aspetto percettivo con una qualità architettonica altissima, è possibile arrivare a una progettualità che effettivamente è quasi quella del recycling. Mentre Alessandro Cariello e Rossella Ferorelli ci hanno parlato di un'esperienza più specifica, che è quella che si è svolta a Bari negli ultimi anni, che è quella di Conversion, una importantissima manifestazione che raccoglie, mappa e diciamo sensibilizza il pubblico rispetto al tema di quelli che sono gli edifici abbandonati, ma anche e soprattutto quelle che sono state tutte le realtà italiane che sono occupate appunto della mappatura e del recupero di edifici abbandonati. Paolo Corradberca ha pubblicato un'app, libro molto importante, che riguarda lo studio analitico, l'analisi appunto di tre città, di cui questa sera ci ha parlato di Berlino, che è una realtà sfaccettata, perché non esistendo un vero e proprio centro storico è possibile immaginare uno spazio urbano vivibile che nasce però, come dire, da una condizione non pianificata, perché diciamo dopo le grandi perdite che ci sono state in conseguenza alla Seconda Guerra Mondiale, la città di Berlino si ritrova a doversi confrontare con dei vuoti che vengono però utilizzati in maniera molto intelligente, per cui quasi un riciclo dei vuoti e una capacità di immaginare che è possibile abbattere, ecco, possiamo dire proprio distruggere ciò che non è assolutamente necessario. Da questo punto di vista Antonello Camillo e Emanuela Canevaro ci hanno parlato invece della realtà di Settimo Torinese, in cui è stata compiuta quella che abitualmente chiamiamo, possiamo dire, una speculazione voluta dall'amministrazione e dall'azienda Pirelli, che è stata da un certo punto di vista necessaria proprio per evitare che l'azienda si spostasse all'estero. Da questo è nato un dibattito molto interessante su qual è la figura appunto dell'architetto in caso in cui ci sia una pianificazione di larga scala, quali sono le possibilità di intervento e che cosa è da un punto di vista anche etico proprio la figura dell'architetto, che cosa si trova a fare, che cosa deve scegliere, quali sono le strategie di intervento. E posso dire anche con una grossa soddisfazione, credo, di tutti i partecipanti, c'è stato un bellissimo dibattito proveniente anche dal pubblico. Bene? Grazie. Detto tutto? Va bene? Perfetto, io vi ringrazio.